Con la tela la donna del dolore, ritraente l'addolorata di Mistretta, la giovane pittrice amastratina Giusin Singa ha trionfato al Premio Internazionale d'Arte Maestri a Milano. La premiazione si è tenuta presso il Teatro Manzoni nella città meneghina. Giusin Singa coltiva da molto tempo una grande passione per l'arte e la pittura. Nei suoi quadri racconta spesso la sua vita e la città di Mistretta e descrive così la sua emozione nell'aver ricevuto un premio così importante e prestigioso. Beh, sicuramente grande gioia, entusiasmo e orgoglio. Hai partecipato a questa kermesse d'arte con la tua opera, con la tua tela, Donna del Dolore. Come mai questa scelta? Perché è un'opera ricca di sentimento ed è figlia delle tradizioni, della cultura e della storia e della fede del territorio siciliano e soprattutto di quello di Mistretta. E proprio perché non voglio che si perdano le nostre radici nel vuoto del tempo, ho scelto quest'opera. Anche perché è particolarmente legata proprio alla nostra Mistretta, tanto che rappresenta la nostra statua della Madonna Addolorata che custodiamo e conserviamo nella Chiesa del Rosario. Peraltro è un'opera che nasce in un contesto molto particolare, cioè nel triduo pasquale del primo lockdown. Ed è un'opera in cui, al di là del legame che la unisce al credo cristiano, sicuramente emerge l'insopportabile dolore muto dell'abbandono unito alla grande sensibilità tipica della condizione umana. Al Premio Maestri a Milano hanno partecipato più di 4.000 artisti provenienti da tutte le parti del mondo attraverso delle selezioni guidate e curate da una giuria di esperti. Sono stati scelti gli artisti che si sono distinti per il loro operato e tra questi io. A chi vuoi dedicare questo riconoscimento, questo premio? Ai tanti sacrifici fatti, che continuo a fare, e agli affetti più intimi che sono stati testimoni di questi sacrifici e che con la loro amorevole presenza mi hanno supportata, sopportata e sempre sostenuta. Quali sono i tuoi adesso progetti dopo aver raggiunto questo importante traguardo? Beh, sicuramente ce ne sono tanti altri. E non li posso anticipare, però di sicuro posso dire che attraverso le mie opere in qualità di artista amastratina e con delle opere nello specifico che rappresentano e rispecchiano un po' Mistretta, starò in giro per un bel po', farò un lungo cammino con la mia arte, con le mie opere, e sicuramente presenterò Mistretta a un pubblico molto vasto ed eterogeneo e con la speranza e l'augurio che tutto questo possa aiutare a far rinascere un po' la nostra cittadina e ridare gli antichi splendori che merita.